risolviamo insieme l'esercizio numero 3 per quanto riguarda la sincronizzazione tra processi. Leggiamo la traccia in una sala cinematografica con più casse e un sistema di prenotazione via internet per la vendita dei biglietti. Il numero di posti è continuamente aggiornato e memorizzato in una variabile intera. Realizziamo la procedura che aggiorna il numero di posti ancora disponibili. Introduciamo la variabile condivisa posti liberi, inizializzata al numero di posti massimo di spettatori, per esempio 200, quindi la capienza del cinema. Le prenotazioni sono effettuate richiedendo numero, quanti posti da prenotare maggiore di 0, se possibile soddisfare la richiesta, cioè se ci sono ancora posti liberi, i posti vengono occupati, altrimenti viene data una segnalazione visiva. La regione critica viene gestita con un semaforo che garantisce la muta esclusione alla risorsa condivisa posti liberi. Benissimo, in una traccia del genere molto astratta bisogna identificare quelli che sono i processi che in parallelo accedono alla risorsa. I processi sono le casse, quindi ho la cassa, immagino dalla realtà, o contemporaneamente casse che prenotano postazioni, posti all'interno del cinema. La risorsa sono il numero di posti disponibili all'interno della sala cinematografica. Quindi procediamo, possiamo dire che abbiamo tanti trid di tipo cassa e una risorsa condivisa che è posti liberi inizializzata al numero di posti disponibili all'interno del cinema. L'accesso alla sezione critica, che è l'operazione di decremento dei posti liberi, avviene in modo esclusivo, cioè attraverso la sincronizzazione, quindi attraverso l'utilizzo di un semaforo binario, quindi una mutex, oppure un semaforo normale utilizzato in modo binario. Passiamo all'implementazione in C. Abbiamo detto che abbiamo un thread di nome cassa. Questo thread non fa altro che prenotare, andare a decrementare dalla variabile condivisa che è una variabile intera posti liberi inizializzata per esempio a 200, che è il numero di posti disponibili all'interno della sala cinematografica, quindi posti a sedere. La sala cinematografica in una situazione, diciamo, iniziale risulta tutta vuota, quindi i posti sono tutti prenotabili. La prenotazione avviene da tanti thread cassa, quindi io in un cinema ho tante casse, anche casse online, i biglietti li posso comprare in tantissimi modi. Però la sezione critica viene gestita in modo esclusivo, cioè contemporaneamente non possono due casse prenotare posti, perché potrebbero succedere situazioni anomale, cioè se ho gli ultimi posti e due casse contemporaneamente li prenotano, che succede? Una situazione non controllata. Quindi utilizzeremo delle mutex. Vediamo un po' come dichiarare delle mutex. Realizzarla, se è bloccato. A questo punto che cosa succede? Questa mutex, diciamo, ci garantisce l'accesso
alla sezione critica in modo esclusivo. Cioè un solo thread di tipo cassa può decrementare i posti se ci sono, altrimenti dare un messaggio visivo. Passiamo all'implementazione. Supponiamo che la mutex M1 viene inizializzata a libera, ad aperto. Quindi io dico che pthread mutex un look, cioè sbloccata, questo nel main che succede, inizializza la, potevo anche inizializzarla con la per avere controllo del codice nel main. Ok, quindi un primo thread di tipo cassa che cerca di effettuare un phread read mutex look M1 riesce ad accedere alla sezione critica essendo sbloccata la mutex inizializzata in modo sbloccato. Quando esegue questa istruzione, che è la prima istruzione che esegue il thread di nome cassa, che cosa fa? Riesce ad acquisire la risorsa e quindi accedere alle istruzioni successive in modo esclusivo. Ok? Dopo questa istruzione qua, che cosa farà il thread che vuole che accede alla sezione critica? Le istruzioni successive sono sezione critica. Che cosa deve fare? Deve dire che se i posti liberi sono maggiori di 0, decrementa questa variabile di posti liberi in base a ciò che l'utente che si presenta alla cassa vuole prenotare. Quindi possiamo fare uno scanf, possiamo fare una generazione di un numero casuale tra un gruppo di una persona e 5 persone o 10 persone che contemporaneamente vanno al cinema e si comprano i biglietti per persone da 1 a 10, ok? Quindi questa è la situazione che poi risulta reale, che avviene nel cinema, e possiamo farlo anche generando numeri casuali del tipo posti liberi uguale posti liberi anzi generiamo il numero di posti liberi prima da decrementare del tipo int p che voglio prenotare, p uguale a random, un numero random che va da 1 a 10, quindi supponiamo che viene massimo un gruppo di 10 persone che prenota, che può prenotare i posti al cinema. Se posti liberi maggiore di 0 and posti liberi maggiore di p, cioè i posti che voglio prenotare, perché può succedere che ci sono dei posti liberi, per esempio 3, però ne cerco di prenotare 8. In quel caso che succede? Ho 3 posti liberi, ma se ne voglio prenotare 8 non posso prenotarne perché ne ho soltanto 3, giusto? E quindi se posti liberi è maggiore di 0, il numero di posti P è minore del numero di posti liberi, o viceversa, quindi questa condizione qua, che cosa faccio? Posti liberi meno uguale P, cioè sottraggo a posti liberi il numero di posti che voglio prenotare. Posti liberi uguale posti liberi meno P. Altrimenti
do un messaggio visivo, mi richiede la traccia, printf, prenotazione, p non, posti non disponibili, posti non disponibili. Stampiamo, vogliamo stampare il numero di posti disponibili, per esempio, che deve essere 0, e il numero di posti che voglio prenotare, che è la variabile p. Quindi posti non disponibili, backslash n, lo mandiamo a capo, ok, vi salvo, stampo printf posti disponibili, posti liberi, posti liberi, percentuale di, slash n, e qui mi stampo il contenuto della variabile posti liberi, che sarà 0, e poi il numero di posti che stavo cercando di prenotare, posti prenotazione, la variabile p. Ok. Professore, questo momento lei ha posto prenotazione? Poste, p, prenotazione, il contenuto della variabile p, che è il numero generato casualmente o da uno scanf. Ok, miglioriamo anche la fase di prenotazione, quindi questa, diciamo, è la sezione critica che ancora non abbiamo chiuso, Da questo punto in poi parte la sezione critica, che fa un utente, un gruppo di utenti si presenta alla cassa, genera un numero da 1 a 10 di biglietti da prenotare, se ho posti disponibili. Ma posti maggiore di 0? Cioè se P è una variabile maggiore di 0, posti liberi siano maggiore di 0. Sì, come primo controllo faccio, vedo se ho dei posti liberi. Diciamo, sì, effettivamente P è sicuramente maggiore di 0, quindi posso soltanto mettere questa condizione qua. Tu dici, se posti liberi, se ho dei posti liberi che posso prenotare, li prenoto, altrimenti niente. Però più vicino all'uomo, anche il modo in cui lo immagino, è se ho dei posti disponibili, altrimenti mando le persone. E poi i posti che voglio prenotare sono minori dei posti liberi, cioè io prima di poter fare questo non devo andare a posti liberi valori negativi, no? E quindi qui poi posso gestire, anche una volta che effettuo questa sottrazione, che è proprio la sezione critica, l'operazione critica, che cosa devo fare? Devo dare un messaggio che ho effettuato la prenotazione e mettere anche uno slip, mettiamo anche uno slip, slip 2, mettiamo 2 millisecondi, e diciamo che printf posti liberi, prenotazione P. Quindi questo discorso qua, un discorso del genere, anche dopo aver effettuato la sottrazione, so che mi rimangono n posti liberi, posti prenotati, quelli sono i posti prenotati, i posti prenotati. Se io faccio posti liberi più i posti prenotati, sapevo quello, il valore precedente prima della sottrazione. Quindi uno slip 2 qua e uno slip di 2 millisecondi qua, in modo da sapere più o meno. Benissimo, una volta concludiamo la sezione critica, la sezione critica è questa, il thread acquisisce questa risorsa, fa tutta questa cosa qui, e dopodiché che deve fare? La deve rilasciare, quindi sbloccare.
come la sblocca? La sblocca dicendo read mutex look sblocca M1, quindi rilascia la risorsa prenotazione posti liberi, quindi rilascio della risorsa, rilascio la risorsa, questo è il rilascio della risorsa, ok? Questa istruzione è molto importante, se no tu verrà effettuata una sola prenotazione e gli altri thread cassa non riusciranno a prenotare. L'implementazione del thread cassa è finito. A questo punto facciamo la creazione dei thread di tipo cassa. Quindi diciamo che abbiamo p thread underscore underscore t, diciamo t1 un vettore di quante casse supponiamo di avere. 10 casse, un cinema multisala, quindi 10 casse con un ciclo for, diciamo che for i uguale a 0, i è minore di 10, pthread create, creo i thread, pthread create, che cosa? Il 15 i passato per indirizzo virgola null virgola cassa virgola null, ok, creo con questo ciclo for 10 processi di tipo cassa, stessa cosa. Il main attende, prima di terminare il processo principale, che questi 10 processi join. Il 15i id join, ok, create e join. Diciamo che il problema, il programma è finito. Okay. No, salviamo, vediamo l'effetto. Cinema. Compiliamo. Terminata correttamente, c'è un warning. Function. Void function. Pthread. Comandi della compilazione. No, cassa. Serve includere la libreria thread.h, altrimenti non. E per utilizzare slip serve includere la libreria include unistd.h, ok, compilato senza warning, errore, eseguiamo il processo, posti liberi, vedete che va a decrementare la variabile posti liberi di un valore 6, 7, compreso tra 1 e 10. Si va a decrementare al termine, diciamo, dei posti liberi, non sarà più possibile prenotare, andare a prendere posti dalla risorsa.